Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Riprendiamo esattamente da dove avevamo lasciato, quindi siamo proprio nello stesso punto perché vi giuro che non ho logato più. E siamo sulla nostra Vindicar e dobbiamo, come potete vedere dalla mappetta in alto a destra, parlare con un po' di stronzetti random, del quale uno penso sia qua sopra, non me lo ricordo, forse lui, non è vero. Mi fa molto piacere vedere che il feedback è aumentato tantissimo sul canale, perché gli ultimi 3 video che ho fatto sono andati veramente bene, quindi sono contentissimo e questa cosa non può fare nient'altro che spronarmi a fare altri video e ovviamente con una qualità per quanto possibile sempre superiore. Allora, partiamo con questo nanetto che praticamente, siccome sempre l'ho fatto con il paladino perché col paladino sto un pelo più avanti, praticamente ti fa parlare con questi 3 tizi e serve per farti conoscere un po' la nave. Magari lì per esempio c'era il portale per il Dalaran. E qua non mi ricordo che cazzo ci sta. Lì c'è il vendor dei, diciamo, del nuovo Nether Shard, che non mi ricordo come cazzo si chiamano, ma adesso ve lo dico. Non è vero, non ve lo posso dire perché ancora non ho preso manco una. Perfetto, perché servono le world quest. Comunque non mi spoilerò niente, ma ci saranno un paio di video veramente interessanti. Uno particolarmente molto molto interessante, che interesserà molto più voi che me in realtà. Quindi vi invito a rimanere molto molto attivi sul canale, perché tra un po' di giorni, adesso non sarà il prossimo video ma sarà il prossimo ancora, e sarà veramente molto interessante. Allora adesso ci fa andare a Crocoon, quindi esattamente qua. Allora, arrivati al suolo, dobbiamo parlare con il nostro amico Duralion. Allora, a questo punto dobbiamo raggiungere i Shattered Fields, che sono esattamente quelli laggiù sicuramente, quella parte gialla dove praticamente appunto la navicella si è andata a schiantare là. Comunque io sono fottutamente innamorato di questo posto, cioè il fatto, come potete vedere, tipo quella profondità laggiù, poi vabbè, per non parlare della terra vista così è veramente una figata. Aspetta però, qui c'è una piccola interruzione che deve essere subito levata dai coglioni. Però è arrivata la tizia, noi non dobbiamo fare un cazzo, viene shottata easy e ciao. For real, you survive. Questa, se non sbaglio, è la mount nuova, quella lì che costa tipo 7 miliardi di gold. Molto carina però. Allora, parliamo con Duralion. Ovviamente ci ha cagato 647 quest. Devo ammettere che questare con il paladino e questare con il war è molto molto diverso, perché con il war prendo un botto di schiaffi, al contrario che con il paladino invece. Vabbè, tolto il fatto che c'ho molto più equip con il paladino, quindi è anche normale. Però a livello proprio di schiaffi ne prendo meno, perché avendo più HP. Comunque è il succo del discorso. Dobbiamo ammazzare allora un po' di questi demoni qui, 20 per l'esattezza. Dobbiamo raccogliere delle cagatine cialle al suolo, che tra un pochino vi faccio vedere. Questi cazzetti che ambulanti sono molto da evitare, perché 15.000 K con il war me li sogno di buttarli giù. Invece con il paladino è più easy, ma proprio perché ho più sustain, capito? Magari posso curarmi, ho lo shield. Invece così no, il war è solo una macchina da danni infinita e basta. Oh fuck, no, no. Volevo dire al cazzo immediatamente, ma non ti voglio. Vai via. Abbiamo appena, non so, rianimato. Non lo so, comunque ho cliccato su un cosetto per terra e ci ha dato questo buff qua su, che ci incrementa l'ast del 10%, che non è assolutamente da sottovalutare, perché è parecchio. Allora, gli attaccanti li abbiamo finiti, perché erano 20. Porca puttana, vai via due. Ah no, a parte la questa è lontanamente fattibile. Adesso andiamo a trovare l'ultimo cazzettino giallo al suolo da raccogliere. Visto, eccolo laggiù. Prendiamo l'ultimo. C'è uno slalom tra i 7 miliardi di mob e ovviamente non ci sono riuscito. Porcaccio. Vabbè, allora delirio, me ne frega una sega, morite tutti, smerde.
In effetti, quando mi sparo tutti i GD, vado in Blitzstorm. Allora, lì faccio i buchi per terra. Ma se non mi sparo i GD, non faccio assolutamente una sega. Cioè, faccio tanta fatica a ammazzare mob. E 3, e ci dà... Ah, cazzo, 166 milioni di artifact power. Ah, che poi una cagata questa questa, che basta fare così e spammare l'inverosimile. Fatto, è stato anche divertente. Ci spariamo questi 166 milioni di artifact powers. E abbiamo anche il tratto nuovo da sbloccare. Ah, questa adesso è molto carina. Ecco, questi Fallen Soldier, voi ci cliccate col destro e praticamente vi dà questo buff qua sopra a destra. Questo. Allora, questo tizio qua l'aveva già iniziata la quest. Io spero che la dia anche a me, perché se devo ricominciare da capo per colpa di questo, gli spacco la testa. Sì, sì, la dà anche a me. A parte, basta che ammazzo sto tizio. Buono. Sono riuscito a beccare un tizio più scarso di me e su questo territorio è veramente difficile trovarlo, eh. Adesso andremo ad attivare questo Allied Judgment. Il che praticamente sarà questa spell qua sotto, in basso a destra. E sarà, è una spell veramente importante, perché fa un botto di danni e in più stunna tutti i demoni, se non sbaglio. Andiamo ad aprirci la strada con la mega botta. Il nostro amichetto Turalion, che praticamente è tutto giallo, nemmeno si vede qui in mezzo. Adesso dobbiamo andare all'interno di Xenadar, che praticamente è la cosa che si è schiantata. Attiviamo i vari cristalli e il teletrasporto, che ci permetterà di venire qui quando cazzo vogliamo. Siamo tornati sulla nostra carissima Vindicar. E adesso, se non sbaglio, ci sarà una scenetta veramente importante. Invito a guardarla tutta. Blessed to be in your presence once more, Zira. Turalion, you have found the chosen one. Illidan, from birth, the light in your eyes held such promise for the future. Sacrificed that birthright long ago. Do you not wish to reclaim what was lost? To be whole again? The Legion's end is all I seek. My child, you've given so much for so little. Your true potential, your redemption, lies before you. Let go of your shattered form and embrace the light's power. I've traded my freedom for power before. The prophecy must be fulfilled. Your old life has passed. Light will forge you a new one. It is not yours to take. The light will heal your scars. I am my scars. The light is your destiny. My destiny is my own. You've doomed us all!
blinded you. There can be no chosen one. Only we can save ourselves. Devo aggiungere altro? Cioè dai, non dico un cazzo. Prendo solo sti 58 gold e la finisco lì. Guarda lì come sta incazzatissimo. In effetti con tutto quello che hanno fatto per rianimare sta poretta qui, sta divinità, che cazzo è, non lo so. Fosse stato Petturalio o Nilian, tipo adesso non lo so, sarebbe stato un cumulo dei pezzetti. Allora, questo dovrebbe essere, se non sbaglio, il primo pezzo per andare a potenziare le reliquie. Però serve l'altro pezzo che ancora o non ho preso io o non lo so. E eccolo, la vera e propria abilità che si schiaffa qui. Adesso se non sbaglio con questa qui dovrebbe sbloccare le world quests. Allora, siamo tornati sulla Vindicar. Parliamo con il profetino e infatti ci va a sbloccare le world quest. Siamo arrivati a parlare con Ilian, adesso non mi ricordo effettivamente cosa ci sia da fare, ma... boh, prendiamo sta quest. Ah, ci va a fare avanti e dietro, tipo, non so, i fattorini, dobbiamo tornare a Turalion. E praticamente, ragazzi, la parte iniziale, diciamo, è finita, la parte introduttiva di Argus. E adesso praticamente inizia il farm cinese classico, la world quest, che probabilmente farò per cazzi miei. Oppure vi porterò qualcosa col paladino, perché è molto più semplice. Quindi io vi ringrazio come sempre per la visione. Mi raccomando, rimanete attivi, perché ci saranno due video, di cui uno molto molto importante per voi. E noi ci vediamo al prossimo video come sempre. Ciao a tutti, ragazzi.